del Segedon, che corre 144 metri, avremo soprattutto i controlli radio a Cablera e al... Attenzione atleti, mancano 2 minuti e mezzo, 3 minuti alla 34 nella Nizzi. E lo vediamo lì in prima fila su Marco De Gasperi. Sicuramente oggi è stata un allenamento per me, di, comunque in vista degli appuntamenti un po' più importanti della stagione, però ci tenevo a essere qua perché innanzitutto c'è una bella amicizia con quelli del GAV che veramente lavorano bene e sono contento che abbiano allestito questa manifestazione, questa Sky Race, che in un momento anche di crisi non è da tutti mettersi ad organizzare gare, quindi complimenti e bravi, perché merita veramente come percorso e sicuramente all'altezza della situazione. 3 minuti di salita, 3 minuti, dopo vai, via Marca, lì! Attenzione, siamo al lato finale di questa prima edizione del Segedon. Marco De Gasperi, eccolo qua, dominatore assoluto, come è capitato tante volte in carriera. E dopo 1 ora, 52 minuti e 5 secondi, più o meno tempo ufficioso, va a tagliare il traguardo qui. È un percorso davvero importante, impegnativo, anche dal punto di vista panoramico, fantastico. Sì, purtroppo un po' il tempo ha penalizzato il fatto panoramico, comunque veramente un percorso bellissimo, un complimenti all'organizzazione perché è davvero molto molto bello, molto duro, molto selettivo, continuamente da spingere, non dovevi mollare mai neanche in discesa che era molto scivolosa e pericolosa in alcuni punti. La gara sua in solitaria? Sì, in solitaria, l'ho presa un po' come allenamento, questo per me è un inizio stagione e sto testando un attimino quella che è la mia condizione, sto vedendo un po' dove devo migliorare e dove invece sono arrivata ad un livello accettabile, quindi sono importanti proprio per capire la mia condizione. Anche il 78, poi è la proprietaria del traguardo, un allenamento gloriato, prima di venire dal Tudo, la sede della Valle Tudo, la gara 2 ore 19. Dai Carlo, su. Va bene così, adesso no, finile ancora per dopo se caso. Il sentiero lo conoscevo a memoria, dopo sapevo che c'erano degli atleti che a volte, come Paolo, a volte, la maggior parte delle volte va più forte di me, però conoscendo il sentiero e dando il massimo ci sono riuscito a fare un bel risultato, contentissimo. Dai ragazzi che si spiana, dai, c'è tempo, dai. Testa un impegno che ha portato a termine e di fatto una presenza davvero forse anche inaspettata, 137 atleti, nomi di prestigio, nomi anche di casa e un grande lavoro da parte vostra, che sappiamo che lei era malato fino all'ultimo, avete lavorato anche tanto per sistemare il sentiero, purtroppo ha nevicato, però tanta soddisfazione. Sì, tanta soddisfazione, un grazie a tutti i collaboratori, specialmente quelli che hanno lavorato in quota, perché hanno dovuto spalare parecchia neve, però il tempo oggi ci ha graziato, non sta piovendo, salvo un po' di vento su in alto, un po' di nebbia, però sentire i commenti dei primi atleti arrivati, sono tutti soddisfatti, quindi per noi è un grande riconoscimento. Il vostro atleta quarto di casa, e quindi voglio dire, al di là della manifestazione, comunque portare un atleta quasi sul podio è tanto. Sì, sicuramente Paolo si è superato conoscendo il percorso, ma ha fatto una grossa gara e questa quarta posizione lo premia di tutti i suoi sacrifici.